La Dancing Lady che ha fatto un gioco? Questa email mi è stata inviata da una persona completamente sconosciuta. Non posso farvi vedere l'email anche perché sennò andate a scriverle. Però c'è scritto che non importa chi sia. E poi mi descrive la Dancing Lady perché dice che se balla scappa perché vuole farti del male, insomma, vuole farti fuori. Alcuni dicono che questi sono i giochi dove puoi capire chi sia veramente. E quindi questa cosa mi ha completamente fatto mandare fuori di testa. Infatti sono andato subito a cercare questi link. Il gioco dovrebbe essere Paranormal Cleanup, si chiama. Cioè praticamente pulizia paranormale, una cosa del genere. E in effetti nel gioco bisogna evidentemente andare a pulire questi sacchi maledetti. Ma poi dopo dovrebbe apparire lei. Poi c'è anche questo video che io conosco benissimo, perché questo si chiama Lunch Lady. Ed è il video che avevo portato infatti io della Dancing Lady. Avevo ragione, allora forse potrebbe essere veramente la Dancing Lady. Non lo sappiamo, però alcuni pensano proprio di sì. E quindi avevo chiamato un mio amico per andare insieme nel gioco della Dancing Lady. Elisa, no, che cos'è questa qua? Prima non avete visto la mia faccia, purtroppo. Eccoti, ciao. Eccomi, sì. Che spavento, mio Dio. Questa qua è proprio brutta, perché dovrebbe essere la Dancing Lady. Lui è un mio nuovo amico, ciao, piacere. Ciao, piacere. È bello essere qui con te, però è brutto perché c'è lei, purtroppo. Sì, ma hai visto quanto è brutta? Ma è orribile, porca di quella puzzardona. È orribile, è veramente inquietante. E la mia ricerca era una: dovevo capire perché diavolo mi avessero mandato quell'email. Però abbiamo preso il sacco, quello là, perché noi dovevamo pulire questa casa. Il nostro obiettivo: usciamo prima che ci ammazzi. Sì. Usciamo prima che ci ammazzi. È vero, è vero, è vero. Allora, il nostro obiettivo è buttare tutti i sacchi qua dentro, no? Infatti ce n'è uno. È qua! No, 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 che è? E può uscire dalla casa, sta qua. Pensavo che fosse come in Phasmophobia. No, 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 no. Brutta, 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 brutta. Scappa, 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 scappa in casa. No, 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 sei morto. Adesso come faccio da solo? Accidenti. Porca di quella scurreggiona. Puzza questa, puzza. Puzza molto, oddio, non si lava. Allora, vedete, bisogna buttare i sacchi qui dentro. E questo è l'obiettivo di questo gioco. E infatti mi è stato mandato tramite email. Chiaro. No, 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 si è arrabbiata tantissimo. No, 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 scappa via. Mi ha preso di nuovo, no, non so no, come. No, 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 senti, senti, questa cosa non è possibile. Avete visto che brutta che è? Porca di quella puzzarda, raga. No, 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 guardate, è lì fuori. Ci sta aspettando. Mamma mia, mi ferma. Ha chiuso pure la porta, quella là, quella dannata pazza psicopatica che non è altro. Ma che telepatica, ma era lontana dalla porta. No, 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 mi stai inseguendo, mi stai inseguendo. No, 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 mi sto spaventando. Un armadio qua, qua dentro, qua dentro. Entra, entra, entra. Cioè, il fatto che passi attraverso la porta, quello che mi hai detto tu, e spero che sia così, se no poi dopo ti prendo a bastonate. Sto scherzando, chiaramente. Ti prendo a bastonate, ma nel gioco a volte, perché è chiaro. Vabbè, devo uscire da qui perché non sembra esserci nessuno, giusto? Giusto così. Benamente, benamente. Allora, io ho un altro medikit. Vediamo se riusciamo a non morire, che dici? Vediamo se riusciamo a non farci prendere da sta puzzona qua. Perché dici puzzona? Io ho sentito che lei sta picchiando qualcosa, cioè tipo i piatti. Non lo so, sono fuori casa, non posso entrare. Però se vedete è un normale gioco, allora perché si dice che è quello della Dancing Lady, che sembrano quelli della Dancing Lady? Quindi ho fatto qualche ricerca con la mia intelligenza artificiale. Come vedete questa è un'intelligenza artificiale, è Bing, non so se lo conoscete. Ad esempio io ho scritto: ciao, cosa ne pensi della Serbian Dancing Lady? Lui ha scritto anche la Dancing Shadow si chiama, non lo sapevo nemmeno, cioè l'ombra parlante, che vuol dire? È un mito urbano serbo che riguarda la donna misteriosa. Vabbè, questo lo sapevamo già. È stato virale su TikTok, ovviamente. Non si sa molto sulla donna che appare nei video, ma si dice che porti con sé un coltello e minacci le persone che incontra. Ma prima balla. Quindi quando balla lei sta per uccidere, lo sappiamo questo. Alcuni credono che sia controllata da un demone o dal diavolo. Altri che sia una donna malata di mente o semplicemente un'attrice. Però un'attrice che fa fuori le persone non l'ho mai vista. Però io c'ho un problema, raga. E infatti gli dirò questa cosa qua. Perché mi è arrivato un'email da un tizio misterioso. Io ho spiegato semplicemente la storia mia, dove mi ha detto che ci sarebbero dei giochi sviluppati dalla Dancing Lady. Raga, ha cambiato il suo tono. Guardate come sta scrivendo queste cose. Non è più il suo font di prima. C'è scritto: nel cuore della Serbia viveva una donna nota per la sua passione per la danza e i videogiochi. Di giorno lavorava come sviluppatrice di videogiochi, creando mondi virtuali pieni di avventure. Di notte però si trasformava. Un giorno creò un gioco che rifletteva il suo amore per la danza.
ma c'era qualcosa di strano in quel gioco. Ogni volta che lo giocava, sentiva un freddo gelido percorrere la sua schiena. Cominciò a vedere ombre danzanti nei suoi sogni, ombre che sembravano uscire dal suo gioco. No, raga, questa cosa è inquietantissima! E qui, mentre giocavo, mi iniziavo a chiedere se tutto questo aveva senso, se io magari stavo solamente seguendo ciò che mi stava dicendo un tizio sconosciuto, oppure se veramente questo gioco aveva qualcosa di paranormale. Beh, qualcosa di paranormale c'era sicuramente. No, raga, mi sa che arriva cacchiarola, non posso nascondermi tipo qua? Mi sono nascosto. In teoria non dovrebbe prendermi, no? Sì, corri. Corriamo in casa, veloci. Corri! Allora, qui potrebbe arrivare immediatamente perché adesso si arrabbia, probabilmente, perché sì, ti ho rianimato. Oppure se prima si era arrabbiato perché c'era il sacco che avevamo messo dentro, che può anche essere. Può essere anche, sì. Ma io non ho capito, perché la Dancing Lady si arrabbia se puliamo casa? Cos'è, non gli piace che puliamo casa? A quanto pare le piace essere sporca. Perché probabilmente nella sua sporcizia ci sono tipo dei rituali demoniaci che lei notoriamente fa, giusto ragazzi? Sappiamo, può essere, che il suo ballo potrebbe essere proprio un ballo un pochino demoniaco o qualcosa del genere. Adesso io non so bene. Ho visto su internet molte cose, sono molto inquietanti. Cazzaro. Mi hai fatto... Raga, guardate che brutta che è. Avete visto come ha fatto? Oh mio Dio, guardatela. Cioè, io la sto seguendo, no? Non è che si veda molto, in effetti. Però, cioè, è Eliseo, che è il mio amico, che è vivo. Ah! No, non morire, sei morto? No, non ho ancora... preso. Sei morto, ma è il Medikit, vero? No. No. Cazzarola, mi sa che ha vinto lei. Allora, hai preso la spatola? No. No, è qua, è qui. Ah! Ma che diavolo è? No. Come facciamo a sopravvivere? Ah, m'ha preso. Cazzi, spiri, pipì, che paura, accidenti, questa brutta vecchia che non è altro. Raga, questa accidenta dovrebbe essere la modalità del gioco super difficile. Lei sa sempre dove siamo in questa modalità. Infatti è super inquietante, si intreccia in tutti i modi. Sta camperando qua. Oh, ma ha rotto qualcosa, regà. Ma che cacchio è? Avete visto? C'è la finestra, si è rotta, io sono entrato. Fermi tutti, vi ricordate quello che ha detto nella storia l'intelligenza artificiale? Cose paranormali. E un vetro si è spaccato da solo. Io non vorrei dire, ma mi sa che questa notte la Dancing Lady mi caccerà nel sonno. Oh mio Dio, la Dancing Lady ha chiaramente un problema. Cioè, è veramente arrabbiata. E secondo me lei gioca con i demoni. È palese questa cosa. Oh, con i demoni qualcosa, non so con che cosa, ma... Doris, dove sei? Non mi sta seguendo, non mi sta vedendo, non mi ha visto, sono entrato in casa. Lei è ferma là dove dobbiamo buttare le cose. Ok, allora ascoltami bene. Tu devi stare lì, ok? Perché io cercherò di trovare un medikit e salvarti, se posso, perché chiaramente lei adesso è super arrabbiata. Bisogna prendere la pizza, e questo è l'obiettivo di questa casa. Sarà una pizza anche questa maledetta, raga, perché sennò non mi spiego che cacchio. Perché dovrei prendere una pizza? Ah, ho trovato un medikit! Benissimo! Adesso! Buono! Eccomi, sono qua! Bene, bravissimo! Così mi segui, così ti voglio! Bravo! Allora, continua a seguirmi, ma mi sa che lei si sta arrabbiando, vero? Perché ho sentito un vetro che si è spaccato. Allora, bene, stai dietro di me, mi raccomando. Allora, prendi questa pizza, la vedi? Prendila tu, perché io non rischio di morire, ok? Ok. Perfetto, prendi. Ok, allora, adesso arriverà qui. Quello che succederà è molto semplice, ci ucciderà probabilmente ad uno di noi due. Infatti bisognerebbe trovare un medikit, almeno un altro. Però cerchiamo di non farci uccidere, ok? Ma quanto ci vuole a pegliare la pizza? Quanto hai ancora? Non lo so, non mi spunta niente. Che vuol dire? Aspetta, vediamo un attimo. È vero, ma non funziona, raga. Ma forse perché bisogna premere, brutto scemotto. Tu stavi lì a fare... Mamma mia, che... Ma non è che ti vuoi insegnare io come si gioca? Senti, vieni con me. Allora, qua c'è un'altra pizza, pigliala, però con la E, sì, mi raccomando. Eccoti. Allora, no, tu non hai capito, mi devi seguire, non devi stare fermo lì, perché devi sempre essere dietro di me. Allora, prendiamo qua e buttiamola, ok? No, è qui! No, mi sa che sono morto. Mi sono nascosto. Anch'io mi sono nascosto nel cacchio di armadio, raga. Ok, vedo fra queste cose, fra le grate. Allora tu non muoverti, non farti uccidere. Cosa sta succedendo? Mi sa che la Dancing Lady ci farà fuori prima o poi, anche nella vita reale, purtroppo. Dobbiamo trovare la chiave del bagno.
No, dell'assenza del letto, ho sbagliato. Ma io ho trovato un osso qua. Ah! No, mi sta inseguendo. Mi sta inseguendo quella brutta maniaca. Vecchia. Scappa. Vai via. No. Oh, mi ha ucciso. Non farti uccidere. Anche tu sei morto. Sì, era morto anche lui purtroppo. E adesso ci mancava solamente l'ultimo gioco. Perché in effetti in questo c'erano cose molto brutte. E c'era palesemente lei. Era una signora vecchia con la gonna che ballava cose strane. Si può dire che mi ricordava lei quantomeno. Non so però se era la vera Dancing Lady. E in questo gioco invece... Eccola! È brutta! No, non posso uscire. Mamma, ti ho ucciso, vero? Sì. Ragazzi, questa è la Dancing Lady, però l'altro gioco che mi è stato inviato in email. Sì, se vedete qua c'è scritto uscita, quindi tecnicamente possiamo uscircene da questo posto, solo che probabilmente per poter uscire bisogna prendere tutte le 10 pagine che vedete in alto a destra. Sì, infatti... Ma raga, ma quanto è bella questa mappa! È proprio nuova, tutta bella. Ho trovato anche una chiave. Si sta avvicinando, torna indietro. Ah! No, scappiamo, non voglio morire, mi raccomando, cioè non moriamo. Anche perché poi qua i medikit sembrano esserci anche di meno, purtroppo. Però qua ci sono le... Ah, un'altra chiave, e questa è della Olivia. Oh, yeah, buono! Perfetto, bene. Ti stai mettendo davanti! Stavo scappando. Allora, la hallway A, non mi ricordo dov'era. Eccola qua, perfetto. Eccola. Ah, vedi, ha funzionato. Ah, qua stai attento perché qui possono esserci delle brutte storie, mi sa. Tecnicamente, ma qui noi potremmo non trovare... Non c'è niente praticamente, almeno non piove. No, ma perché tecnicamente sembra che noi qua siamo in una dimensione parallela. Ah! No. La vedo, guarda, c'ho una padella in mano. Che schifo, sono sotto di lei. Aspetta. Oddio! Ma brutta proprio, cioè, poi tu avevi... Ah! Cosa? No, non farti prendere. No, sei morto? Però adesso io sto vivendo, quindi adesso... Ok, bene. Anche tu puoi vivere. No, non ho il medikit. Mannaggia, questo è un problemino, in effetti. Allora io come faccio a salvarti, però, Allora, no, bisogna trovare più di un medikit. La hallway B bisogna trovare, probabilmente. Quindi Ah! Ok, perfetto. Stavo per morire, lo sai. Scusami, Di nuovo nello stesso punto. Sì. Tra l'altro ho visto una chiave... Ci vuole una chiave del parco giochi. Quindi c'è un'area in più. Vuoto, un'area in più del parco giochi, wow. Che incavolata. Scusa, come faccio a salvarmi allora? Non lo so. No, la sto arrivando, ecco, è velocissima. Porco due, no, ti prego. No, F, no, è qua, raga, lo sto vedendo. E accendo la torcia, ok, va bene. Allora, andiamocene via da quest'altra parte. Qua stiamo attenti ai tubi. Mannaggia, quei tubi che qua ci fanno proprio fuori. Perché infatti, poi questa è una modalità molto difficile, quindi... C'è una chiave, la hallway A, caspita, buono. Dall'altra parte. Caspiterina. Qua speriamo che in questo spogliatoio ci sia almeno un medikit, per favore, non c'è niente qua. Se spogliatoio tu lo trovi... universale, a quanto pa... Dimmelo ovviamente se lo trovi, perché... Sì, però non posso aprire le porte, è quello. Che è questa cosa che gira? Closing valve. Ah, qua posso spegnere i tubi, forse? Così sarebbe più velocemente, vai. Spegniamo i tubi così almeno riusciamo, ovviamente, a non morire, porca di quella puzzardona scurreggiona. Oh, l'ho sentita che si è arrabbiata. Si è arrabbiata. Arrabbiata, t'ha visto. No. Mi ha visto? Mi sa che ti ha visto, perché se si arrabbia ti vede. Ma io non ti preoccupare perché mi sono nascosto proprio qua dentro. Dai, da qualche parte ci sarà un medikit. Guarda per qua, forza. Per quanto è veloce ho spaccato la porta. Bene. No, male. No. Mi sta a vedere. No. Come fai ad essere più veloce? Brutta. No. Mi ha dato una padella in testa. Sono morto. Penso che ce la ricorderemo per sempre sta padellata. Direi di sì. Beh, questi videogiochi fanno sicuramente paura, ma non ho notato nessun segno paranormale. Però ricordano in effetti la Dancing Lady, se ci pensiamo.